Questo si nota altre questioni che non hanno nessuna attinenza. In particolar modo mi si riferisce ai comunicati stampa che divulgano ai mezzi di informazione il sequestro di un'autovettura avvenuto a San Marino e lo legano con questo arresto. Sequestro vi è stato e nulla c'entra con l'arresto. Anche su questo molto semplicemente possiamo spiegare che il signor Sinnott ha sottoscritto due o tre, adesso non ricordo, mi pare tre contratti di leasing su autovetture con targa sammarinese, regolarmente dallo stesso pagati nell'intero e al pagamento dell'ultima rata lo stesso ha richiesto l'intestazione dell'autovettura, suo malgrado scoprendo che la società con la quale aveva attivato il contratto di leasing non aveva versato i soldi Chi è questa alla società? banca. Questo non lo dico perché io non ho l'abitudine di parlare di soggetti terzi che non siano i miei clienti. Questa società domani riceverà due atti di denuncia e querela da parte di questo difensore per conto del signor Sino per il reato di truffa e altri eventuali reati che l'autorità giudiziaria sammarinese vorrà ravvisare. E quindi anche in questo caso la diffusione di questa notizia legata all'arresto del signor Sino nulla c'entra, anzi è vittima di una truffa perpetrata ai suoi danni da una società sammarinese che gli ha dato in noleggio leasing, poi un'autovettura che lui ha interamente pagato, scoprendo quando era ora di andare a intestarsi l'autovettura che questa società non aveva versato i soldi alla banca titolare proprietaria dell'autovettura. E quindi anche questa è disinformazione, informazione strumentale, dovremmo capire per quale motivo. Nella giornata di ieri,